Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui, cioè siamo, noi non ci siamo perché purtroppo un impegno di Forchetta non ci ha permesso di essere allo stadio e quindi ci vedremo questa partita al di fuori del Ciro Vigorito per la prima volta. Purtroppo. Purtroppo ragazzi, però si fa anche questo. E nulla, purtroppo una partita importante per la Vetta contro l'Entella, una squadra comunque ostica, non si riesce ad affrontare. E purtroppo all'ultimo si fa male Marco Sau e quindi doveva saltare questa partita, nonostante sia stato messo nei convocati da Inzaghi. E tra le file dell'Entella c'è il Mirko Eramo, che ormai è capitano, che è diventato capitano della Virtus Entella, che qui a Benevento ha lasciato il cuore, insomma. E nulla ragazzi, speriamo di vincere anche oggi, partita difficile, ma noi non demordiamo perché crediamo in questa squadra. Con la pioggia e con il vento, sempre forza Benevento. Eccoci qua ragazzi, partita finita, malinconici sulla panchina perché purtroppo un risultato che sfortunato, perché abbiamo creato molto ma purtroppo ce lo siamo anche cercati perché non siamo stati bravi a chiudere la partita, 3-4 occasioni mangiate avanti la porta e diciamo che dobbiamo aggiustare un po' questo, che nel momento in cui dominiamo le partite non siamo ancora capaci a chiuderle. Una partita che andava vinta e troppe occasioni sprecate purtroppo, quindi poi la squadra diciamo alla fine quando aveva pareggiato l'Entella buttava sempre il pallone avanti che non servivano a niente, invece di tentare il gioco a terra con la palla a terra e non ha portato risultato, anche perché noi a un certo punto siamo andati in totale confusione, l'Entella ci ha attaccato negli ultimi 20 minuti in maniera forse nata perché avevano capito forse che riuscivano a fare un gol fortunoso, però purtroppo anche noi non siamo stati bravi a fargliene un altro per poi essere anche un po' più, diciamo, più tutelati dal punto di vista del risultato. Adesso siamo secondi a pari punti con l'Ascoli, a 12 punti, però queste partite vanno vinte, siamo andati in Serie A. Non dobbiamo fare gli errori dell'anno scorso dove comunque buttiamo dei risultati a favore, dei punti che diciamo possiamo prenderti anche a mani basse, però purtroppo è andato così. Noi
noi ci crediamo sempre perché siamo ancora lì in alta classifica. Ci vediamo in una prossima partita. Contro lo Spezia il 5 e poi c'è la sosta. E nulla ragazzi, un saluto sempre ai nostri sponsor, un babbasone a tutti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.